Una relazione subito dopo quello che ci ha prospettato Canzio Visentin e la lettura magistrale del nostro segretario nazionale diventa, capirete, molto difficile. Io porto i saluti della regione Molise, una regione piccolissima che sta cercando di operare stretta collaborazione con la direzione nazionale, con quanto esposto che condivide in toto, e fondamentalmente un dato positivo è quello che per esempio la sezione di mia appartenenza ha superato il 100% degli iscritti rispetto all'anno scorso e c'è stato un aumento praticamente in un paese di 1500 abitanti di 22 ragazzi iscritti al fronte della gioventù, quindi c'è già qualcosa che si muove, considerando che avremo l'anno prossimo le elezioni amministrative e il sottoscritto è candidato a sindaco per quella realtà. Velocemente, quindi non voglio tediarvi, vorrei ritornare rapidamente sui risultati elettorali che ci sono stati e che hanno scompaginato i piani della Troica europea, dei suoi supporter italiani e della borghesia più in generale. I mercati, dopo i risultati raggiunti nel corso dei 13 mesi di governo Monti, pensavano di avere in tasca una soluzione per la prossima legislatura attraverso un governo Bersani-Monti. Però non è andata come volevano. La stravolgente crescita dei consensi al Movimento 5 Stelle, il deludente risultato del PD e del suo schieramento di centrosinistra, l'insufficienza del centro montiano, il crollo, anche se contenuto, del PDL e di tutto il centrodestra, combinati con una legge elettorale scandalosamente antidemocratica, non riescono a garantire la formazione di nessuna maggioranza politica al Parlamento, mettendo in discussione la governabilità delle istituzioni per un periodo indefinito e facendo prevedere per il Paese una fase di grave instabilità e di crisi istituzionale. Quindi, ricapitolando, l'elettorato ha punito pesantemente i partiti che hanno sostenuto il governo Monti, che hanno perduto circa 8 milioni di voti. La disaffezione ai partiti tradizionali si è manifestata attraverso l'ulteriore aumento dell'astensione, pari al 24,80, che sommato alle schede bianche vanno a costituire il primo partito di gran lunga superiore perfino al Movimento 5 Stelle. Fallisce il disegno del centrosinistra e nel PD è facile ipotizzare l'aprirsi di una profonda crisi di identità che lo spingerà verso un'ulteriore involuzione politica e culturale. Precipita il progetto di SEL, stretta tra l'alleanza strategica con Bersani e il rischio di dover dare copertura a ipotesi di governo totalmente contraddittorie con la sua propaganda elettorale. Fallisce il bipolarismo che ha caratterizzato la vita politica italiana per 20 anni senza che ci sia in campo nessun'altra proposta di assetto politico e istituzionale. Falliscono anche i progetti politico-elettorali su cui avevano puntato le proprie carte settori importanti ed egemonici della burocrazia sindacale, quella della CGIL che mirava a un governo amico, quello della CISL che sperava in un grande successo delle liste centriste, ma anche la FIOM che ne esce fortemente ridimensionata. Anche gli apparati sindacali saranno costretti a una profonda e nuova ridefinizione di linea. E il dato pericoloso che deve farci riflettere è che questa crisi istituzionale rischia di spingerli ad un'ulteriore moderazione delle iniziative e delle lotte, mentre la crisi e gli attacchi padronali aumenteranno con i loro effetti devastanti. Fallisce infine il maldestro tentativo dei partiti della cosiddetta sinistra radicale dell'Italia dei Valori di prolungare la propria esistenza attraverso un'operazione di assemblaggio organizzativo priva di ogni progetto. La lista Rivoluzione Civile è ambigua e senza alcuna idea progettuale, se non quella di far rientrare in Parlamento i principali responsabili delle più recenti sconfitte della sinistra, non riesce a polarizzare che circa la metà dei voti che sarebbero stati necessari per garantire un qualche parlamentare. Il successo elettorale del Movimento 5 Stelle raccoglie spinte diverse e disparate e rappresenta il sintomo dell'amplissimo dissenso nei confronti di tutti i precedenti governi e della grande sofferenza popolare per lo stato della società dopo anni di crisi economica,
con una disoccupazione sempre più crescente, una secca perdita del potere d'acquisto delle famiglie, una precarietà del lavoro, dell'abitazione, del reddito e della vita per decine di milioni di persone, combinati con un degrado sanitario, sociale e culturale che stritola diritti, libertà e dignità degli individui. Questi risultati ritengo siano anche dovuti a un'assenza delle lotte da un lato e dalle sconfitte registrate, peraltro senza combattere, sul terreno delle pensioni, della riforma degli ammortizzatori sociali, dell'articolo 18, della mancanza di dare un futuro alle nuove generazioni e a quel modo variamente, al mondo variamente rappresentato dal precariato e dai giovani disoccupati o sottoccupati. Ed è su questi malumori tanto diffusi che il Movimento 5 Stelle ha conquistato la forte popolarità. La fase post-elettorale si apre dunque all'insegna dell'incertezza istituzionale e politica, mentre la gravità della crisi e la determinazione dei potentati europei del padronato italiano si apprestano a portare nuovi colpi alle condizioni di vita e diritti delle classi subalterne. Non si può perciò escludere che le classi dominanti possano essere indotte verso operazioni autoritarie e antidemocratiche. A questo punto che fare? Come fronteggiare questa fase e più in particolare cosa può fare il nostro partito? E prima ancora, quale partito vogliamo costruire? È evidente che il partito che è nato come organizzazione di pochi deve crescere e lo sta facendo, mirando a raggruppare la maggiore quantità di lavoratori, di precari, di disoccupati e sottoccupati, di donne e uomini che studiano, che vivono in prima persona le contrarietà di questa realtà attuale. Se il partito si presenta necessariamente all'inizio come organizzazione di minoranza, siamo chiamati a raddoppiare le forze affinché cresca progressivamente. Porre il problema del partito per noi deve significare affrontarlo nella situazione dove operiamo politicamente, cioè l'Italia e l'Europa. È necessario capire qual è l'ipotesi politica praticabile nelle condizioni attuali, conoscendo le cause e le condizioni esistenti attualmente. La scommessa reale è dunque il nodo dell'organizzazione, che non significa solo organizzazione politica, fondamentale per la funzione di direzione, ma la costruzione di un tessuto di classe il più diffuso possibile e che attraversa tutte le contraddizioni esistenti. Il partito deve essere inteso come sintesi, cioè come strumento della verifica reale rispetto alla teoria. Non si può essere alcun partito se non si costruisce un rapporto organico con i settori che il capitalismo mette in crisi a causa delle contraddizioni ogni giorno più evidenti. Il partito deve essere considerato come lo strumento per arrivare a un determinato obiettivo che per i comunisti è e rimane quello del superamento e dell'alternatività al capitalismo. Vale comunque la pena di ribadire che è necessario mettere al centro la qualità della militanza, la maturità dei singoli compagni che devono essere coscienti della complessità del compito che si sono scelti, oltre che avere un'organizzazione in grado di sostenere l'impegno collettivo ed individuale richiesto. È quindi fondamentale la formazione politica e di questo ringrazio il compagno Ortolano per l'ottimo lavoro svolto nella stesura per un corso di formazione da adottare tra i compagni. Formazione che deve essere in relazione con il nuovo contesto storico che viviamo nella realtà odierna. Questo elemento deve essere il nuovo solco strategico col quale rendere il nostro partito sempre più forte e più diffuso sul territorio nazionale. I settori che compongono la società italiana vanno capiti e deve essere compito dei comunisti essere parte dirigente. Per questo è giusto e necessario appoggiare tutte le mobilitazioni e le lotte che si battono per la difesa o per il ripristino del carattere pubblico dei servizi. Penso all'acqua, ai trasporti, alla sanità, all'istruzione. Sarà necessario ripartire dai beni comuni per costruire un diverso modello di sviluppo economico, ecosostenibile, basato su un piano di lavori per migliaia di piccole opere in alternativa alle grandi opere che vanno definitivamente cancellate, garantendo a tutti un giusto futuro. Il nostro partito dovrà infine farsi carico della difesa della Costituzione, che è uno dei temi centrali del dibattito politico attuale. Noi comunisti dovremo essere in prima fila nel difendere la Carta Costituzionale dai continui attacchi che vengono inferti quotidianamente. La battaglia a salvaguardia dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana per noi comunisti deve essere orientata nel senso di richiedere la piena applicazione dei diritti costituzionali,
e la messa in essere di quei meccanismi previsti dalla Costituzione che mirano a questo risultato. Ogni volta che una legge finanziaria toglie i fondi alla scuola pubblica, ad ogni finanziamento delle missioni di guerra, ogni riforma che rende il lavoro più precario e meno sicuro è il segno evidente di un attacco quotidiano alla nostra Costituzione. Allo stesso modo la difesa della Costituzione e dell'equilibrio del sistema costituzionale nel suo complesso passa per una legge elettorale che assicuri una piena rappresentanza democratica. Il sistema parlamentare proporzionale con una testa a un voto deve essere la nostra barra su cui misurare ogni azione di modifica del quadro istituzionale. Compagni e compagni, sono fermamente convinto che il partito è la chiave per uscire dalla situazione attuale. Dobbiamo essere forza politica che esprime e porta avanti senza riserve gli interessi e le istanze della classe, che fonda la sua esistenza e la sua indipendenza sulla capacità di essere parte integrante della stessa. In conclusione ritengo ancora più attuale un passaggio del nostro documento congressuale, e cioè: un partito comunista non è la rappresentanza della classe operaia o del proletariato, ma è la forza nella quale gli operai ed altri strati sociali si uniscono e si organizzano per lottare per il potere e nell'immediato per difendersi dagli attacchi della classe avversaria e affermare le proprie istanze nelle condizioni presenti. Noi non dobbiamo fungere da rappresentanza, ma da organizzazione democratica per eccellenza nella quale i proletari si uniscono liberamente per la battaglia politica. Cari compagni, mai come oggi il bene del popolo passa attraverso la lotta, l'organizzazione e la costruzione del soggetto politico del popolo, il Partito Comunista. E solo costruendo il Partito Comunista potremo cambiare davvero i rapporti di forza del potere politico definitivamente a favore della classe operaia. Grazie. Bravo.